Nonostante le pressioni di Pechino, Brescia accoglie e la Cina non è vicina. La prima personale internazionale dell'artista dissidente cinese Ba Diucao, definito il Banksy cinese. 35 anni, fumettista politico, artista e attivista per i diritti umani in esilio in Australia. Tra le opere dei ritratti in epoca Covid-19, tra cui quello del medico cinese che per primo denunciò l'esistenza del virus e poi morì di Covid, o di messaggi inviati dai cittadini di Wuhan all'inizio della pandemia, e ancora il ritratto di Xi Jinping con la scritta Nike, una serie di orologi e altre creazioni che ironizzano sulla propaganda di Pechino usando lo stesso linguaggio. There's no way I will compromise. Non c'è modo che io faccia dei compromessi, ha spiegato l'artista in un'intervista a France Press, e sono felice e orgoglioso che Brescia, in quanto amministrazione, e i musei, il Museo di Santa Giulia, la fondazione del Museo di Brescia, abbiano avuto la forza e il coraggio di dire no alla Cina e di difendere i loro diritti fondamentali. Penso che il loro comportamento debba servire come modello per il resto del mondo, per avere a che fare con bulli del genere. I always have a very clear understanding that I want to use my art Sono certo di utilizzare la mia arte per denunciare le bugie e i problemi del governo cinese, per criticare il governo cinese. Tuttavia, dall'altra parte, rendo sempre omaggio al popolo cinese, al suo coraggio, alla sua intelligenza, anche quando sono sottoposti a un ambiente così duro con un governo autoritario. Le sue opere aveva scritto l'ufficio cultura dell'ambasciata cinese a Roma in una lettera inviata il 14 ottobre al sindaco di Brescia, mettono in pericolo le relazioni di amicizia tra Cina e Italia. La vice sindaca di Brescia, Laura Castelletti. Nessuno di noi ha avuto il minimo dubbio né in amministrazione comunale, ma devo dire anche nella città. C'è per noi assolutamente il desiderio e la volontà di proteggere l'arte, di mantenere la vocazione alla libertà dell'arte. La mostra, che denuncia la censura sulla pandemia di coronavirus e la repressione politica nel paese del Dragone, resterà aperta al pubblico fino al 13 febbraio. Francesca Pazzoli, presidente della Fondazione Brescia Musei. Questa mostra non ha assolutamente nessuna intenzione di offendere il popolo cinese, ovvero la cultura, la civiltà cinese, ma è una mostra che dà spazio alla voce di un artista che si colloca nell'ambito di un filone preciso dell'arte contemporanea e che quindi noi stiamo con questa mostra sostenendo la libertà di espressione.